In provincia di Brindisi per la messa, la regia è di Ciro Sarnataro, il commento di Franca Salerno, ci vediamo subito dopo, ciao a tutti. Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Franca Salerno che vi parla e da Ciro Sarnataro, regista della ripresa televisiva della Santa Messa, in onda dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Ostuni, provincia di Brindisi, arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. A circa 6 chilometri dal mare, Ostuni, antica città messapica, sorge sulle ultime propaggini della Murgia meridionale, conta circa 33.000 abitanti. La città vecchia, detta la Terra, è caratterizzata dalla accecante colorazione bianca delle sue case e resa nota come Città Bianca. Il nucleo più antico, a sostegno dell'acropoli, è arrampicato sui fianchi scoscesi di un colle. Presenta una pianta ellittica sottolineata dalla cinta muraria, rafforzata alcuni secoli dopo dai torrioni aragonesi. Anticamente nelle mura si aprivano 5 porte, davano su un groviglio di strade e stradine, un rincorrersi di corti, piazzette e vicoli, con abitazioni spesso scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi con funzione di contrafforti. La cattedrale sorge sul vertice più alto del colle, risale al XV secolo, mirabile sintesi di elementi romanici, gotici, veneziani. La facciata è aperta da 3 eleganti portali ogivali, sormontati ciascuno da un rosone. Quello centrale a 24 raggi, notevolissimo per dimensione e ricchezza di intagli. Accanto alla cattedrale è il palazzo vescovile, residenza estiva del vescovo. Ostuni divenne diocesi nell'876. Diede ospitalità ai monaci bizantini che fuggivano dalla lotta iconoclasta. È rimasta sede vescovile autonoma per poco più di un millennio. In seguito ai provvedimenti di unificazione di molte diocesi italiane, nel 1986 è stata unita a Brindisi. Negli ultimi decenni, oltre allo sviluppo dell'agricoltura, in particolare uliveti con produzione di oli pregiati, la città è diventata una rinomata meta turistica, riuscendo a valorizzare i suoi beni culturali, storici e architettonici. Il suo litorale è uno dei più puliti della costa pugliese. Nel 2006, tra Ostuni e Fasano, è sorto il Parco Naturale Regionale Dune Costiere, da Torre Canne a Torre San Leonardo, area protetta di elevato interesse naturalistico e paesaggistico. La parrocchia, dedicata ai santi medici Cosma e Damiano, sorge nel rione Barco alla periferia della città, in espansione su un territorio molto vasto con antiche e nuove presenze religiose. A Villa Specchia ha sede il monastero delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, fondate nel 1944 a San Vito dei Normanni. Nei locali dell'antico seminario diocesano, il centro di spiritualità affidato alle Suore di Santa Dorotea. È attiva in Ostuni anche una sede della comunità di Bose. Interessantissimo luogo di culto è la chiesetta Santa Maria della Nova, alle cui spalle è la grotta con splendide immagini da poco restaurate, sicuramente tra le più antiche e celebri della diocesi. La prima pietra dell'edificio parrocchiale fu benedetta il 22 luglio 1956. In meno di 3 anni la chiesa fu aperta al culto. Nel 10° anniversario fu elevata a santuario diocesano. L'interno, molto semplice, ampio, luminoso, a navata unica, è contrassegnato da 2 grandi mosaici. Nella retrofacciata, sull'ingresso, Cristo risorto nella gloria. Le pareti artistiche vetrate illustrano misteri della vita di Cristo. Nell'abside i 2 santi medici Cosma e Damiano. Si impone al centro un grande altare quadrato per la celebrazione del sacrificio eucaristico.
L'arrivo del nuovo re d'Israele apporta gioia, inaugurando un periodo di giustizia e pace, e appare come dono di Dio al suo popolo. Nella profezia di Zaccaria diventa figura della novità ben più ricca di grazia e salvezza portata dall'ingresso nella storia dell'umanità del Figlio di Dio. Egli ha scelto non la via della potenza, ma dell'umiltà, si è circondato di poveri e ha rivelato i misteri di Dio ai piccoli e ai semplici. Presiede la celebrazione il parroco Don Paolo Zofra. I canti sono eseguiti dall'Assemblea dei Fedeli e dal coro vicariale, diretti dal maestro Anna Cofano. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, carissimi fratelli e sorelle di questa comunità, e quanti anziani e ammalati oggi siete uniti a noi dalle vostre case e dai luoghi di cura, vi giunga un cordiale saluto di gioia e pace nel nome di Dio. Il Signore sia con voi. Chiediamo ora a Dio che accolga la nostra umile richiesta di perdono e nella sua paterna bontà ci doni la sua misericordia. Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo.
Preghiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con Lui il giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gloria che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.